Ma Matteo Renzi un giorno si salverà con la semi-infermità mentale. E cari amici, ma è inutile andare a vedere le comiche. Le comiche si possono vedere gratuitamente su internet. E un carissimo amico, Alessandro Arcangeli, mi ha inviato il sito di un certo avvocato. Beh, il sito di questo certo avvocato io ve lo metto come link nel riassunto di questo video perché è troppo bello questo sito. In questo suo sito, questo certo avvocato dice peste e corna di Matteo Renzi relativamente alla riforma costituzionale, no? E poi dice che verrà il giorno che Matteo Renzi si salverà dalle galere e solo facendo in modo di passare per semifermo di mente, capito? Beh, qualche giorno fa sul Fatto Quotidiano avevo letto un articolo di un certo filosofo di liceo di nome Angelo Cannatà, il quale diceva che Matteo Renzi stupra il popolo italiano. Poi stamattina ho visto un intervento di una bella antropologa, la quale dice che Matteo Renzi, anzi tutta la famiglia di Matteo Renzi, è assatanata di poteri. E adesso c'è questo avvocato che dice che verrà il giorno che Matteo Renzi sarà messo in galera, cioè verrà il giorno in cui Matteo Renzi si salverà dalla galera solo dimostrando di essere semi-infermo di mente. Boh, io non so. E tutti costoro sono tutti cosiddetti, tra virgolette, intellettuali. Io ancora non ho visto un intervento da parte di qualcuno che faccia parte del popolo sovrano. Popolo sovrano, io per esempio faccio parte del popolo sovrano perché io sono autore, per esempio, di questa mia ultima opera, che è una storia della filosofia cinica, cinica. Cinica, cinica, cioè cinici erano i filosofi di strada, i cinici erano filosofi del popolo sovrano, io faccio parte del popolo sovrano, ma credo di essere l'unico del popolo sovrano che fa questi video. E il popolo sovrano tace, tace, e poi quando andrà a votare voterà per il sì, perché il popolo sovrano è terribile. Il popolo sovrano ha cacciato via Bettino Craxi, il popolo sovrano ha messo in croce, e come si chiama lì, Berlusca, e il popolo sovrano sta mettendo in croce Matteo Renzi, un domani il popolo sovrano metterà in croce Luigi Di Maio, non si scherza col popolo sovrano. Il popolo sovrano può dare un bel calcio nel sedere a 200 poltrone senatoriali. Al popolo sovrano, del quale io faccio parte, non interessano tutte le altre argomentazioni. La sostanza della riforma costituzionale, la sostanza, il cuore, il nocciolo duro della riforma costituzionale, e che viene dato un bel calcio in culo a 200 poltrone senatoriali. Ok? Beh, cari amici, divertitevi a leggere l'articolo di questo avvocato, il quale dice che verrà il giorno in cui Matteo Renzi si salverà dalle patrie galere dimostrando di essere semi-infermo di mente. Va bene, cari amici, io sono l'unico del popolo sovrano che fa questi video. Perché il popolo sovrano tace, tace, ma poi si esprime in maniera terribile nel voto segreto, capito?
Il popolo sovrano si esprime nel popolo segreto, nel voto segreto, e con il voto segreto nel referendum il popolo sovrano voterà sì, perché il popolo sovrano è tutto felice e contento di poter dare un calcio nel sedere a 200 poltrone senatoriali. Ok, cari amici, a tutti tanti cari saluti da Serafino Massoni.